Ciao a tutti, bentornati a questa nuova lezione di workout e danza con laboratorio coreografico. Allora, cominciamo subito con il riscaldamento, quindi corsetta sul posto, non abbiamo bisogno di molto spazio, una corsetta singola dove cerco bene di lavorare sulle caviglie, sul respiro e sul tempo musicale. Dopodiché alterno gamba destra, gamba sinistra, doppia destra. Destra, sinistra, doppia destra, sinistra, destra, doppia destra, sinistra. Le braccia vanno come quando cammino, quindi le lascio libere di andare in direzione. Dopodiché, corsetta singola, comincio ruotando il braccio destro dietro, braccio sinistro dietro, braccio destro avanti, sinistro avanti, tutte e due dietro, questo durante la corsetta, tutte e due avanti. Mani sulle spalle, giro le spalle dietro, giro le spalle avanti. Riparto con la mia corsetta sul posto, sempre alternata. Ho ancora il singolo, singolo, doppio di prima, quindi ripeto la sequenza, per poi arrivare ai kick. I kick sono una parte musicale un po' diversa sulla canzone, dove tengo le mani sui fianchi, gambe tese avanti, lo faccio per 8 volte, laterale, 8 volte, dietro 8 volte, laterale 8 volte. Faccio un'altra sequenza da 2, quindi singoli, singoli, singoli e singoli, per poi ripartire col singolo, singolo, doppio, singolo, singolo, doppio, ancora tutti singoli in corsetta normale, quando dirò corsa normale si riparte con la corsa normale, per poi finire con lo skip alto, ginocchia alte e la calciata dietro. Vi sembrerà tanta roba, ma non dovete ricordarvela perché la facciamo insieme in musica. Cercate solo di seguirmi e soprattutto, molto importante, la respirazione e l'andare a tempo con la musica. Vai! 5
canzone del riscaldamento. Prendo un secondino fiato, intanto vado avanti a spiegare. La seconda canzone, isolazioni, isolare una parte del nostro corpo, quindi cercare di riscaldare solo il collo, solo le spalle, solo il busto, solo il bacino. Comincio dalla testa, quindi il resto del corpo abbastanza fermo, cerco di tenerlo. Testa su, testa giù, testa di lato, collo laterale, giro destra, giro sinistra, facciamo tutto un giro intero. Passo alle spalle, spalla destra dietro, spalla sinistra dietro, spalla destra avanti, spalla sinistra avanti, cerco sempre di fare dei giri, delle circonduzioni. Tutte e due le spalle dietro, tutte e due le spalle avanti, alternato dietro e alternato avanti. Dopodiché vado sul busto, busto fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro. Laterale, disegno un quadrato col busto e poi cerco di fare un giro col busto fluido. Stessa cosa dall'altra parte, quadrato e giro. Dopodiché bacino, destra, sinistra, avanti e dietro, giro a destra e giro a sinistra. È abbastanza semplice, facciamo tutto in musica, mi seguite e faccio tutto piano piano. Vai! 5, 6, 7, 8. Let me tell you what happened. I was looking for someone that night. I was never a believer. But you could fall in love at the first sight. But anche il secondo esercizio. Bevo un sorso d'acqua.
e vado alla parte addominale. Quindi ci sdraiamo, cominciamo con le ginocchia piegate, busto, sollevo solo le spalle, mani dietro la testa, tenuta, gamba destra su, tenuta gamba destra piegata, cambio sinistra su, sinistra piegata, scendo, sollevo tutto e scendo. Dopodiché mani in fondo alla schiena, gambe tese su, alterno destra, sinistra, destra, sinistra, dopodiché piego, stendo basso, salgo per due volte, scendo, piego e salgo per due volte. Finito questo, risollevo il bacino, scendo, vado sui gomiti, bicicletta avanti e bicicletta indietro. Finito questo, pancia in giù, mi preparo sui gomiti, punto i piedi, sollevo tutto il corpo, tenuta, sollevo la gamba destra, sollevo la gamba sinistra, scendo, laterale e sul finale braccia che salgono e che scendono, prima con la destra, faremo due volte con la destra, due volte con la sinistra. Proviamo con la musica? Vai! Oh.
pancia in giù. Perfetto. Da qui respiro, mani vicino alle spalle, stendo, stacco bene le spalle dalla testa, allungo bene, tengo giù basse le spalle, stringo i glutei e allungo l'addome. Da qui scendo, ginocchia, mi siedo sui talloni, allungo le braccia avanti, fronte al pavimento. E piano salgo, avvicino i piedi, ginocchia semipiegate, salgo con la schiena, con la testa che arriva per ultimo. Bene, anche la parte addominale è fatta. Se volete bere un sorso d'acqua, intanto spiego l'ultima canzone di esercizio. L'ultima canzone di esercizio è uno stretching dinamico, quindi piego le ginocchia, braccia che si incrociano, inspiro, apro, espiro, allungo tutto. Ancora piego e allungo. Da qui piego il ginocchio destro, allungo il braccio destro, sinistro, destro, sinistro, come se volessi prendere qualcosa, sento bene la schiena, il fianco che si allunga. E ancora piego, stendo, piego, stendo. Continuiamo a alleggiare sulle ginocchia fino a che scendo sulla gamba destra. Apro bene il ginocchio destro, sinistro, si solleva la punta, peso avanti. Dopodiché giro a destra, gamba sinistra tesa, destra 90 gradi, mano giù, appoggio il ginocchio, spingo bene il bacino verso il basso, appoggio la mano, vado dietro e prendo il piede e allungo. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato, quindi passo piano per il centro, sinistra, ruoto, avvicino, posto su, mano giù, prendo il piede. Evito questo molto lentamente, lascio andare, stendo le gambe, molleggio dalla gamba destra alla gamba sinistra tenendomi i gomiti. Dopodiché mi fermo sulla gamba sinistra, allungo, gamba destra, allungo, mani al centro, chiudo piano piano i piedi piegando le ginocchia e sempre con le ginocchia semi piegate salgo col busto, con la testa che arriva per ultima. Vai, proviamo a fare tutto in musica. We go down together.
con la testa che arriva per ultima. Molto bene. Ora abbiamo scaldato tutto il corpo e siamo pronti per la coreografia. Ok, bene, andiamo con la parte di coreografia. Abbiamo... Oggi facciamo una canzone nera di Rama. Quindi, oggi facciamo un ritornello. La lezione precedente abbiamo fatto la strofa. Dopo riprendo un pochettino la strofa per chi la sa già. Non pretendete di fare oggi la strofa se non l'avete imparata nelle lezioni precedenti, perché la spiegherò veloce, un po' più tecnica. Allora, ritornello. Apro la gamba destra e il braccio destro verso l'alto. 1, 2. Quando vado dietro cerco di incrociare i piedi, ok? Questo incrocio di gambe, tutte e due le gambe piegate. 3, 4. Quindi molto semplice. Destra e sinistra, braccia su, gambe che incrociano. 1, 2, 3, 4. Le gambe continuano a fare la stessa cosa, cambio il movimento delle braccia. Le braccia incrociano dal lato opposto dove vado, giù, incrocio, giù. Quindi ancora da capo, semplicemente verso destra, parto destra, gambe e braccio destre. 1, 2, 3, 4, incrocio, 5, 6, 7, 8. Ok? Quindi abbastanza semplice, un'altra volta ancora lento. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, incrocio, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, cerco di tenere le mani aperte, come se prendessi qualcosa e lo butto giù, prendo, butto. Ok? Ancora una volta avanti. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da qui apro la gamba destra, le braccia si aprono e chiudono avanti. Apro e chiudo. Quindi sono praticamente sul posto, semplicemente quando piego le gambe, le braccia aprono fuori e quando tiro sul ginocchio, chiudo le braccia, apro, chiudo. Uniti al pezzo prima diventa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apro 1, 2, 3, 4. Ok? Abbastanza semplice. Un'altra volta, 5, 6, 7, 8, su, giù, su, giù, incrocio, giù, incrocio, giù, apro, fuori, apro, fuori. Da qui, gamba destra su, parte un pochettino più difficile, ma neanche troppo. Apro tutto, chiudo tutto. Apro facendo punti talloni, punti talloni, punti talloni, punti talloni, chiudo. Quindi, sono qui, mi lascio proprio cadere come se cadessi giù, chiudo, punti talloni, chiudo. Per ripartire, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, giù, su, giù, giù, giù e su. Ok? Il ritmo è questo. Facciamolo ancora una volta piano. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apro, 1, 2, 3, 4, giù, 5, 6, e chiudo. Ok, questo passaggio, punti talloni, è abbastanza veloce. Anche il resto non è proprio una canzone lenta, però velocizziamo sulla punta tallone. Quindi ancora una volta, poi ve lo faccio sentire già in musica. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apro, 1, 2, 3,
4, 5, 6 e su. Sentiamo un attimo in musica così capiamo cosa succede. Dopo lo riprendo perché è un po' veloce. Rifacciamo una volta lento. 5, 6, 7, destra. 1, 2, 3, 4, incrocio. 5, 6, 7, 8, apro. 1, 2, 3, molleggio. 4, giù, su. 1, 2, facciamone solo 3. Arrivo con le punte, chiudo. Quindi punte, talloni, punte. Così ho una pausetta per prendere la spinta per chiudere. Soprattutto la prima volta, perché lo ripeteremo due volte. Ma la seconda volta ha una chiusura diversa. Quindi abbiamo fatto punte, talloni, punte. Chiudo per ripartire subito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, giù e chiudo. Va bene? Beviamo un sorso d'acqua, proprio un attimino veloce di pausa. Quindi uniamo il primo al secondo ritornello. Parto col primo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, giù, su e su e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, giù, su e prendo, tiro. Quindi incrocio le braccia davanti alle mie spalle, mani aperte e tiro forte. Quindi ho fatto giù, 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 in quella pausettina prendo e tiro, chiudo tutto. Ancora una volta musica. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bom bom bom, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e. Ok? C'è questo 1, 2, 3 e chiudo. Cercate di farlo proprio bene. Punte, talloni, punte e chiudo. Dai, sentiamolo un po' di volte in musica. Che si può andare a fondo insieme dentro. Vorrei, non vedi niente. 5, 6, 6, 8. È abbastanza veloce. Allora facciamo così, lo rifaccio una volta senza musica, una volta con la musica e poi prendo la parte della strofa prima, perché ha seguito l'altra lezione, così la balliamo tutta. Quindi senza musica. 5, 6, 7, 8, destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, giù,
chiudo e chiudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apro, incrocio, apro, incrocio, giù, su, e là, ok? È un po' più chiaro? E due volte quasi la stessa cosa, parte il finale che cambia di un passo. E facciamo un paio di volte in musica. La che sarà servita per stare con te, la vedi che ti vorrei, lo vedi quando ti vorrei. Vai ancora una. La servita per stare con te, la vedi che ti vorrei, lo vedi quando ti vorrei. Ok, spero che sia venuto. Adesso facciamo la parte prima. Quindi per chi c'era la lezione scorsa, per chi non c'era, chi vuole comunque provare, ben accetto. Allora, l'altra volta abbiamo fatto. Apro la gamba destra, sale il braccio destro, arriva al sinistro, chiudo. Ancora una volta. 1, 2, 3, 4. Ancora. 1, 2, 3, 4. Giro i piedi, punto il braccio di là. 5. Apro 6, 7, 8. Ancora. Da qui. 4, 5, 6, 7, 8. Ancora 4, 5, 6, 7, 8, scendo 1, quindi esce la gamba sinistra da dietro, spingo 2, 3, 4, ancora, fatto 1, 2, 3, chiudo 4, ancora, 1, no, 1, 2, 3, 4, apro 5, spingo 6, 7, scendo 8, quindi ho fatto da qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e lo rifaccio ancora da capo, quindi 1, solo apro il sinistro stavolta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora una volta, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fino a qua, un paio di volte, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sinistra che esce,
1, braccia 2, piego 3, 4, 5, 6, 7, 8. Riapro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Scendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da qui avevamo detto che partiva la parte melodica, quindi abbiamo fatto 7, 8, c'è un libero, lento, due scattini nelle direzioni che voglio, un altro lento, due scattini, tre passi per andare in posizione, 1, 2, 3, per partire con il ritornello, ok? Vai ancora una volta senza musica. Da capo. Chi riesce fa la prima parte, chi no si attacca solo alla seconda. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di nuovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, scendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lento, due scattini e lento, due scattini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e prendo, chiudo. Com'è? Lo vogliamo fare una volta un po' più veloce e poi musica. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lento, due scattini, lento, due scattini, passo, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 e 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 e 8. Allora, vai, proviamo un po' di volte musica? Vai! Tutta musica! Vediamo cosa succede. Noi cantiamo cercati qua, come lo ritroverò la fine, la stampa è fuori, io e te, un bar. Noi cantiamo un po', non so se Dio l'ha vista per la strada dentro a Rolling Stone. Non so che cosa ho, ma so che si può andare a fondo insieme dentro un altro show. Io e te, un bar. Noi cantiamo cercati qua, come lo ritroverò la fine, la stampa è fine. Quando sei fine, quando lo si dice per un complimento, se ci prenderemo rimarrà un momento. Prendiamo la vita per ogni ferita che sarà servita per stare con te dalla verità. Vorrei, lo vedi quando ti vai almeno due volte tutta. Ti osservo da un po', non so se Dio ti ha vista per la strada dentro a Rolling Stone. Non so che cosa ho, ma so che si può andare a fondo insieme dentro un altro show. Io e te, un bar, se vediamo ce ne via di qua, dove lo ritroverò alla fine, la sapevi fine, quando sei fine, quando lo si ci vedrà.
riprenderemo, rimarrà un momento. Prendiamo alla vita per ogni ferita che sarà servita per stare con te nella vita. Vorrei, lo vedi quando ti vai ultima. Dentro all'ore che so, non so che cos'ho, ma so che si può andare a fondo insieme dentro un altro show. Io e te, un bar, se andiamo ce ne via di qua, dove l'orizzonte era la fine, la sabbia fine, quando sei fine, quando lo si per un complimento. Se ci prenderemo arrivare un momento, prendiamo alla vita per ogni ferita che sarà servita per stare con te. Vorrei, lo vedi quando ti vai, andiamo con il riscaldamento, se no finiamo troppo tardi. Seduti, gamba destra avanti. Prendo fiato, ispiro. E scendo. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. The only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive.
hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. Molto bene ragazzi, anche per oggi abbiamo terminato. Vi ringrazio di essere stati con me, spero che la lezione vi sia piaciuta e se avete bisogno di qualsiasi tipo di cosa mi trovate su Instagram come Elisa Cosini, altrimenti le repliche le trovate tutte anche su YouTube. Ciao!